Terima <small> kasih telah menonton! Buonasera amici e amiche, torna all'incontro, torna di venerdì appuntamento consueto, stasera parleremo di un argomento veramente molto interessante, una materia quasi nuova per la gran parte eh, degli italiani, ma sostanzialmente è già presente in moltissimi settori economici e non della nostra vita sociale. Lo faremo con il dottor Armando Giardino. CEO di Hype e con l'avvocato Vito Vice Silao, amministratore di Aure. L'incontro è un format di proprietà di Ager Campanus in collaborazione della testata giornalistica Napoli News Magazine. Quindi partiamo immediatamente con il primo giro di domande. Presentiamo, eh, dottor Giardino, presentiamo innanzitutto che cos'è Hype. Buonasera a tutti, Hype eh, eh, è una start-up innovativa che eh, nasce per occuparsi di un argomento alquanto eh, complicato che eh, è la blockchain. Eh, blockchain eh, non mi dica è... che cos'è la blockchain adesso, mi spieghi Hype. Sì, allora, eh, AIP eh, è uno strumento di ricerca e di sviluppo eh, relativamente al, eh, alla, alla problematica blockchain e quindi eh, a quello che eh, è questo, eh, questo strumento innovativo che pervaderà eh, la nostra vita nei, nei, prossimi, nei prossimi anni, ma io dico anche nei, nei, prossimi, nei prossimi mesi. Perfetto. Avvocato Vincenzi Lau. Invece lei è amministratore di Aure che è una business partner di Hype eh, se non sbaglio, quindi noi presentiamo al pubblico a casa così facciamo anche capire chi siamo e di cosa vorremmo parlare eh, nel corso della trasmissione. Che cos'è Aure? Sì, Aure SRL è una società che opera dal 2012 nel settore immobiliare e nel settore immobiliare ha sviluppato una serie di sinergie per implementare gli investimenti anche di risparmiatori e piccoli risparmiatori. La nostra società si è strutturata insieme al progetto di Hype Real Estate per in, inserire nella, nelle transazioni immobiliari la nuova tecnologia blockchain che garantisce certezza, innovazione e soprattutto sicurezza delle transazioni sia per gli acquirenti che per i venditori. La certificazione elettronica sarà lo standard del futuro in tutte le transazioni sostituendo le attuali certificazioni delle varie agenzie governative e notarili. Perfetto, quindi noi stasera lo abbiamo accennato, lo aveva un pochino anche anticipato il dottore Giordino, noi parleremo di blockchain, blockchain letteralmente è una struttura dati condivisa ma chiusa dove non c'è un accesso esterno, eh, lo spieghi lei eh, avvocato in maniera più scientifica, più tecnica, per far sempre in maniera semplificata per… Sì fare capire a chi ci segue da casa? Guardi, eh, la, la struttura è molto semplice se la vogliamo eh, concepire dal punto di vista giuridico. Eh, noi ad oggi siamo abituati che per avere certezza di un dato siamo tenuti a rivolgerci a degli sportelli pubblici, dei pubblici ufficiali, quali sono i notai, eh, il comune, qual è l'anagrafe, la conservatoria dei registri immobiliari per avere la certezza del titolo di proprietà. La blockchain altro non fa che inserire in un'unica catena di dati tutte le attività di certificazione dei pubblici ufficiali e degli enti pubblici. Quindi la eh, struttura della titolarità dei beni immobili oggi detenuta dalla conservatoria sarà sostanzialmente digitalizzata, resa disponibile quasi come una firma digitale o una PEC che molti ben conoscono oggi e resa <coughs> per questa ragione stessa immediatamente fruibile durante le attività di transazioni e compravendite immobiliari. Quindi Armando Giordino, eh, la blockchain possiamo dire che altro non è che una struttura assimilabile a un database sostanzialmente. Sì, perfettamente. Eh, si tratta di un database. gestito poi da una rete di nodi, mi pare di aver Perfetto. capito. Sì, sì, infatti è un database condiviso. Eh, tecnicamente abbiamo delle informazioni che sono eh, depositate presso più nodi, quindi presso più computer per renderla proprio semplice. Bravissimo. E quindi ogni eh, computer però eh, detiene solo una piccolissima parte dell'informazione e questo è, è elemento di garanzia rispetto rispetto all'intero sistema, perché il possedere solo una piccola parte dell'informazione eh, rende sicura quella stessa informazione. E, eh, e quindi questo che cosa rende possibile? Rende possibile che eh, l'informazione è sempre disponibile per tutti. E eh, chi ne ha bisogno, come diceva giustamente eh, eh, prima eh, um, l'avvocato, eh, chi ne ha bisogno eh, può andarla a prendere e utilizzarla per lo specifico eh, bisogno eh, che deve soddisfare. Io prima di andare avanti nel campo di applicazioni voglio ancora insistere proprio per aver, dare il massimo della chiarezza eh, di informazione rispetto alla blockchain. Quindi io avevo preso anche degli appunti perché me la sono studiata, è una materia molto complessa. Quindi è paragonabile anche alle banche dati e ai registri gestiti in maniera centralizzata, per esempio di autorità riconosciute o qualcosa del genere? Assolutamente sì, in effetti è proprio questo, sono delle banche dati in cui i dati sono gestiti da pubbliche autorità che ne controllano la certezza della certificazione, la sicurezza della corrispondenza con il dato reale. Va evidenziato tuttavia che ad oggi, anche in ambito comunitario, gli stati non hanno approvato ancora delle normative specifiche in materia di blockchain ma eh, di fatto la blockchain in Italia è già presente in parecchi processi amministrativi delle pubbliche amministrazioni. Quella più eclatante e più nota è eh, la gestione delle pratiche IMSS che già avvengono attraverso un controllo elettronico dei dati eh, tra le varie pubbliche amministrazioni e le aziende sanitarie. Quindi, questa è la conferma, come dicevamo in apertura, e ormai, tocca ormai quasi tutti da, da molto vicino. Però adesso parliamo dei campi di applicazione. Io, in studio, le dicevo prima, a telecamere spente, in una trasmissione precedente, eh, ho avuto un ospite che è un imprenditore che tratta altre cose e mi parlo di blockchain alimentare. Quindi, quali sono i campi di applicazione di una blockchain? Non ci sono limiti ai campi di applicazione della blockchain perché trattandosi di processi di certificazione eh, dei dati e delle informazioni, eh, sostanzialmente questi dati e queste certificazioni vanno ad implementare il vivere quotidiano di ognuno di noi. Nel momento in cui avremo contezza che anche in Italia sarà e vigerà una normativa a tutela e a strutturazione della blockchain, vedremo eh, permearla eh, in tutte le attività eh, che oggi sono quotidiane dalla certificazione dei consumi telefonici, alla certificazione, come lei diceva, eh, della provenienza, dell'origine e della coltivazione di un prodotto alimentare dalla sua raccolta alla destinazione commerciale o eh, ristorativa. Quindi eh, quella che è la tracciabilità per restare in ambito alimentare dei prodotti gastronomici sarà ancor più certificata da più nodi e con mh, una eh, impossibilità di eh, contraffare l'origine e la produzione dei prodotti stessi. Quindi andrà mh, ad esempio a garantire i prodotti GP, andrà a garantire i prodotti DOP. Eh, un universo, è un universo senza limiti. Dottor Giardino, eh, le volevo dire, mentre invece nel campo immobiliare piuttosto che finanziario, Qual è la collocazione, qual è la posizione che può avere una blockchain? L'utilizzo. Sì, allora, ehm, l'utilizzo che può avere è quello innanzitutto di una, uh, di una certificazione che diviene eh, a questo punto pubblica e non più modificabile. Una informazione inserita in una catena di blocchi e quindi in una catena blockchain non è più modificabile. Tanto è vero che ehm, io spesso ripeto alle persone, eh, per trasmettere nel pratico la forza della, della blockchain, una forza di una catena da che cosa è rappresentata? È rappresentata dall'anello più debole. Quindi se io ho eh, un anello debole in una catena, la catena si può rompere. Nella blockchain anelli deboli non, non esistono perché eh, gli anelli sono duplicati. E quindi catena di blocchi, blockchain vuol dire proprio, proprio, proprio questo. questo. Dicevamo questo, eh, blockchain eh, comunque affianca in certo qual modo internet eh, personale di ognuno di noi anche nelle transazioni, ormai tutti ne fanno uso, quindi internet un valore aggiunto, però stiamo parlando di decentralizzazione, stiamo parlando di trasparenza, di sicurezza, di immutabilità, quindi possiamo dire che la blockchain è il nuovo modello di trust. Se per Trassi intendiamo la fiducia eh, che il cittadino deve avere nelle transazioni, eh, sicuramente sì. Eh, io mh, per rassicurare mh, tutti gli ascoltatori che la blockchain servirà a dare maggiore sicurezza dei rapporti anche con lo Stato, con gli enti eh, preposti al controllo, faccio un esempio oggi sappiamo che le notifiche eh, da parte dell'Agenzia delle Entrate potranno a breve essere eh, avvenire anche per i cittadini sulle caselle personali di posta certificata. Eh, questo devo dire toglierà molto lavoro, lo dico con un po' di rammarico a noi professionisti, perché nel momento in cui le certificazioni sostituiranno Uh, i dubbi uh, ovviamente verranno meno le contestazioni e significa minore contenzioso, quindi ci sarà una minore totale belligeranza, trasparenza. totale trasparenza anche nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, un esempio quindi, per tutti la fiscalità anche sulle decisioni, possiamo dirlo? Assolutamente sì, il contenzioso sarà sicuramente uh, quello che ne risentirà maggiormente in termini di crollo di contenzioso dall'attivazione dei processi di blockchain, perché tutti i passaggi saranno controllati a monte e quindi non ci saranno contestazioni a valle. Possiamo sintetizzare tutto quello che lei splendidamente ha spiegato, blockchain una nuova forma anche di democrazia sostanzialmente. Questo sicuramente eh, perché imporrà ai pubblici amministratori eh, di essere trasparenti nella gestione della cosa pubblica, ben sapendo che la loro attività sarà controllata attraverso i canali informatici e che le loro attività non potranno più essere cambiate, come prima veniva ben illustrato, cioè i sistemi di blockchain certificano ma nello stesso tempo eh, congelano un dato che non sarà più modificabile. Eh, questo aumenterà la responsabilità degli amministratori perché chi sbaglierà non avrà più scusanti. Allora, io leggevo eh, sulle note che mi ero appuntato che nel 2015 c'è stato un forum economico mondiale importantissimo dove sono stati valutati non solo i campi di applicazione ma la previsione di utilizzo. Sì. Um... Questo, questo summit c'è stato a Malta eh, sì. nel, nel mese di novembre. E no, settembre la, la correggo, eh, mi scusi. Sì, allora ce n'è stata una prima versione a settembre che era il Delta Summit, eh, che eh, diciamo è stato eh, l'anticipazione della, della, della successiva fase del Malta Blockchain Summit dove eh, nel concreto si è parlato di quelle 2008, che possono essere quelle che sono le applicazioni nel concreto della blockchain. Eh, come dico sempre io, blockchain vuol dire eh, in una semplificazione immediata tutti notaio, nessun notaio. Eh, perché eh, avremo la possibilità di un utilizzo che pervaderà la nostra vita e succederà così come è successo con Whatsapp. Eh, che cosa succede? Che noi non, eh, non abbiamo mh, memoria storica di quando abbiamo deciso di installare Whatsapp e eh, l'utilizzo che poi eh, ne, ne facciamo quotidianamente nella nostra vita. Eh, nella nostra vita. Così sa, sa, succederà eh, per la blockchain. Perché poi la blockchain si basa su tre, eh, eh, su tre punti fondamentali, etica, legalità e trasparenza, che eh, sono mh, tre punti eh, che eh, rendono eh, fruibile questo sistema complesso eh, in quella che è una, un utilizzo quotidiano del, dello strumento stesso. Come è successo, lo torno a ripetere, con, con WhatsApp. E che sono Tutto anche là. i tre punti che ci ispirano e che guidano la nostra attività: <ride> etica, certo, legalità certo, e trasparenza. Certo. Però, ben avvocato, sapendo di non poter modificare quello più Quello che ci appare, e lo confesso anche a me, appare estremamente complesso. Alla fine, una volta capito i meccanismi, la funzione, è un libro mastro, alla fine. Sostanzialmente sì. È un libro in cui vengono annotate, inscritte e con nessuna possibilità di modifica tutte le attività che vengono svolte, queste sia nel quotidiano, sia aziendali. È una sorta di grande fratello eh, giuridico eh, che è telematico. regolato comunque da un protocollo? Insomma, eh. Al momento dicevo, l'unica nazione europea è, mm, che ha legiferato in materia è, è Malta, per l'appunto. Per questo Malta si è posta molto in avanti ed è all'avanguardia sulla eh, normativa che disciplina i processi di blockchain. Siamo in attesa di due normative che sono in fase di <coughs> promulgazione sia in Francia che eh, in Spagna. Sembra che il governo italiano, il neoeletto governo italiano, abbia predisposto un decreto legge, ma vedremo in che termini possa essere approvato e come poi sarà convertito. Secondo lei da cosa nasce questo ritardo dei governi degli stati su questo? Ci stanno delle resistenze? Ma eh, guardi, la, non è un problema di resistenze, eh, in realtà i governi eh, non sono lenti, è che la tecnologia e il mondo tecnologico corre eh, velocemente e adeguare le normative alla tecnologia spesso non è semplice, non è facile. Ne parlavamo eh, a Malta con eh, l'onorevole De Bono perché eh, il processo di blockchain applicato alla, eh, alla realtà immobiliare necessariamente comporterà delle modifiche del diritto immobiliare, ma il diritto immobiliare dal periodo romano in poi è quello che è da sempre il meno modificabile, perché siamo abituati a concepire eh, gli immobili come qualcosa che non muta nel tempo. La blockchain rivoluzionerà il concetto di proprietà e da questo eh, si affiancherà una rivoluzione anche dei diritti reali eh, che dovranno adeguarsi alle nuove strumentazioni tecnologiche che entreranno quindi nella sfera dei diritti assoluti. Eh, sono delle innovazioni che devono anche essere comprese prima di essere regolate e quindi i governi attendono prima che la tecnologia trovi una sua stabilità operativa e poi procederanno, come in tutte le cose, dico io saggiamente, a eh, regolamentarla anche per contenere degli abusi o delle eccedenze eh, che a volte possono distorcere o negare la tutela dei diritti. Intanto io, mentre parlavamo appunto del ritardo dei governi, Dottor Giardino, eh, io avevo visto che è, è nata una professione nuova, appunto proprio gli sviluppatori di blockchain, è un lavoro emergente in rapidissima crescita e lo svela anche LinkedIn che sapete benissimo che cosa, di cosa stiamo parlando. Sì, eh, allora le opportunità che questa nuova tecnologia sta eh, aprendo. Cioè, eh, opportunità so, appunto di lavoro importanti? Sì, sì, eh. opportunità di lavoro importanti eh, perché oggi l'informatica eh, fa la parte del leone nella nostra vita e sviluppare continuamente applicazioni è alla portata e all'ordine del giorno. Eh, molte delle, delle innovazioni tecnologiche noi le vediamo solo nella fase finale, quindi nella fase cosiddetta user friendly, cioè nella fase di utilizzazione finale da parte dell'utilizzatore eh, dell ma dietro c'è tutta una fase di sviluppo eh, di eh, comunque di implementazione di codice eh, che eh, porta poi all'impiego di eh, tantissime risorse anche umane che devono stare a sviluppare eh, queste queste righe di, di, di codice e, e quindi sì lo spazio che, che, che si apre per le nuove professioni eh, nell'ambito della progettualità nell'ambito dello sviluppo e delle implementazioni eh, sono, sono veramente eh, sproporzionate. Quindi, eh, Avvocato, grande attenzione eh, diciamo anche dei mercati. Eh, chiaramente negli ultimi anni è, si è evoluta moltissimo la blockchain perché non nasce così e esplosa proprio negli ultimissimi, an ultimissimi anni e viene considerata addirittura una possibile soluzione ad alcune criticità dei mercati, ma in modo particolare anche del mercato pubblicitario che da vicino ci interessa anche un pochino, voglio dire. Guardi, è eh, un campo del, di applicazione è anche questo. È evidente che la diffusione di questa tecnologia a livello mondiale comporta il superamento delle barriere dei confini. Questo eh, rappresenta una grandissima opportunità per tutti quanti sono pronti anche culturalmente ad utilizzare questo strumento. Dall'altro lato, eh, se lei ha presente i recenti fatti avvenuti negli Stati Uniti, eh, comprenderà che rappresenta anche un enorme rischio. Lo spiego. Mentre oggi siamo abituati, e voglio rimanere nel settore del real estate perché sembra quello essere mh, più inattaccabile, eh, abbiamo visto nei, negli anni scorsi. La, eh, le problematiche le, legate alle variazioni dello spread, poi abbiamo visto le problematiche legate alle guerre finanziarie fatte con i listini di borsa. Immagini lei cosa possa comportare una eh, diffusione a livello mondiale della parcellizzazione della proprietà in tanti microlotti che possono essere trasferiti alla velocità eh, di una transazione elettronica via internet eh, da un proprietario ad un altro o eh, quando queste transazioni possono comportare il trasferimento di interi patrimoni immobiliari. Eh, su questo, eh, come dicevamo prima, eh, non c'è ancora una normativa che disciplina... Eh, queste eh, caratteristiche che si andranno a, a devolvere all'interno dei processi di transazione in blockchain anche nel settore immobiliare e quindi occorrerà che a livello normativo si proceda anche a, a, a valutare gli strumenti di tutela Perfetto, una cosa che mi aveva eh, colpito non poco era eh, che il punto di forza, appunto questo l'abbiamo chiarito più volte eh, della blockchain è appunto la trasparenza. Eh, tuttavia si sta facendo sempre più strada nel settore dell'Adtech, dove si prevede possa avere un impatto enorme addirittura. Beh, su questo non sono d'accordo eh, perché eh, eh, ci troviamo ancora rispetto ad un'evoluzione eh, un che non abbiamo compreso. E quindi. Mm, sì, non, su questo sono d'accordissimo non... con lei anche io perché poi i colleghi della stampa internazionale. Sì probabilmente hanno un impatto diverso rispetto a noi che siamo ancora qualche giorno indietro, diciamo. Sì, perché eh, po po poc'anzi prima di arrivare in trasmissione parlavo proprio con un ingegnere informatico di questa che è la separazione che avviene nell'informatica, della differenza tra la, la parte teorica e la parte eh, pratica. E molto spesso si fa tanta teoria nell'informatica e invece poi eh, la problematica reale è quella che viene affrontata dal dalla, dalla macchina quindi dal risultato finale e, e quindi ehm, diciamo eh, il nostro impegno deve essere quello di eh, rendere le cose facili e eh, immediatamente fruibili. Un po' come diceva l'Avvocato prima, Hype eh, è nata come start up proprio per rendere eh, accessibile nell'immediato eh, una transazione di tipo immobiliare che possa, eh, possa avere un, uh, concretamente un risultato tangibile nelle mani del, della, della persona, dell'investitore. All'inizio, trasmissione pensavamo è una materia eh, veramente molto tecnica, molto pesante, il tempo è volato, non ve ne siete neanche accorti, <ride> ma siamo eh, sì, beh, ai, ormai scucci. in beh. fase di chiusura. Eh, Avvocato, prima di, di chiudere, una domanda, che voglio una bella risposta, più bella di tutte quelle che ci, mi ha dato. Ci proviamo. Da adesso. <ride> ci proviamo. Volevo dire, qual è in Italia il livello di conoscenza, e non parlo del pubblico a casa, ma dei vari settori, lei ha parlato di IMPS. ma... Di vari settori eh, de, de, dell'impresa, dell'industria, ma anche come dire, delle attività parallele a queste. Uh, guardi, mi permetta. Eh, tipo uh, il trasporto, uh, sì, permetta, che è importantissimo. Uh, 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 mi permetta uh, di trovare il pretesto di questa domanda per fare il plauso a, una volta tanto, alla tanto bistrattata Pubblica Amministrazione. Uh, devo dire che oggi in Italia se c'è. Eh, infatti, io non l'ho menzionato appunto sì, perché sì. abbiamo detto che c'è entrata a gamba tesa sì, la blockchain. Sì, devo... è un lavoro sottile che è stato fatto, lento, silenzioso. Ma ritengo che oggi la pubblica amministrazione italiana sia all'avanguardia anche rispetto agli altri Stati europei sull'utilizzo dei processi di controllo informatici eh, delle attività di gestione. Mi scusi se la interrompo, infatti io mi riferivo proprio a quella grossissima parte dei mercati che eh, lo spiegherò. Arrivo, arrivo, eh, hanno avuto modo di documentarsi dal suo osservatorio, dal suo punto di vista. Purtroppo questa invece rappresenta ancora una carenza nel settore, della, eh, nel settore privato e nel settore imprenditoriale. Um, oggi i processi di blockchain vengono guardati probabilmente con una diffidenza iniziale negli imprenditori che uh, sono abituati a degli standard operativi e uh, le resistenze uh, sulle innovazioni um, sono sempre connotate da scetticismo da parte degli imprenditori e, soprattutto, da parte degli imprenditori italiani, ma questo fa parte di una nostra cultura nazionale. Nel momento in cui invece sarà più chiara L'attivazione la dei processi di blockchain eh, anche per la vita delle aziende, eh, sono convinto che gli imprenditori italiani sapranno porsi all'avanguardia. Eh, le faccio un esempio e un parallelismo: quando si decide in una città eh, di eh, interdire delle zone al traffico e di farne zona pedonale, i primi ad opporre resistenza generalmente sono i commercianti. Dopo, quando ne hanno sperimentato la bontà e i vantaggi, sono coloro che più strenuamente la difendono. Ecco, io vedo eh, gli imprenditori italiani un po' così, lenti magari a capire i fenomeni di rinnovamento, ma tenacemente eh, pronti a difendere le nuove conquiste nel momento in cui le hanno acquisite. Perfetto. Eh, noi abbiamo toccato con grande leggerezza un argomento veramente... Io lo ribadisco, l'ho detto più volte, un argomento ostico, ma non tanto perché è ostico nel suo essere, perché è sconosciuta, è una materia veramente a noi ancora, non, come dire, non è entrata ancora nella testa eh, di noi i, italiani, benché eh, le amministrazioni pubbliche diffusamente ne stanno facendo uso. Eh, io prima proprio un flash, una battuta. Eh, cosa prevede, per può apparire una domanda un po' bislacca, cosa prevede AIP nell'immediato, nel prossimo mi parlavate di un progetto importante che sta nascendo, o sbaglio? Sì, la fase sperimentale che avevamo mh, sviluppato fino al Malta Blockchain Summit è terminata. Hype eh, nasceva come. come si, diciamolo, siete appena rientrati da Malta? Sì, siamo appena rientrati da Malta con, uh, con un grande successo perché uh, abbiamo portato alto uh, il nome dell'Italia con, uh, con grande soddisfazione con il gruppo dei nostri programmatori e eh, dei, dei nostri ingegneri informatici che ci hanno sostenuto e, e quindi. La fase di startup innovativa si è poi tradotta nella Tilex SPA, quindi una, la, la costituzione di una public company eh, per, eh, per poi procedere a quella che sarà la fase eh, proprio di fruibilità immediata di, questo, di questa progettualità che sta, che sta nascendo e che da, è già operativa attraverso l'utilizzo di una uh, piattaforma facilmente accessibile, e raggiungibile da tutti e uh, utilizzabile con, uh, con uh, un metodo semplice e che possa eh, rendere facile eh, la, 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 que, que, questo concetto. Bellissimo concepto. il flash eh, telegrafico, è <ride> stato un grande, io voglio ringraziare veramente simpaticissimi i nostri ospiti, l'avvocato eh, Vito Silao, io, eh, Silao, voglio ringraziare eh, il dottor Armando Giordano, quindi, AIP e Aura insieme a Napoli News Magazine per il sociale sostengono la campagna di raccolta fondi della Fondazione Maria Guarino Amoronlus che fa ricerca sul cancro, un progetto importantissimo per il glioblastoma in collaborazione con l'Università eh, dell'Aquila e adesso stanno iniziando un nuovo progetto di ricerca per il tumore. Al Pancreas. Prego la regia di mandare il contributo. Noi vi salutiamo. Ci rivediamo su, alla stessa ora, stesso giorno, stessa rete. Venerdì. Ale. Aiutaci ad aiutarti. Sostieni la ricerca. Fai anche tu. Una piccola donazione di 8 euro viene a ritirare il tuo panettone presso la sede della Fondazione Maria Guarino Amorollus, sita in Pozzuoli via Pendio San Giuseppe numero 1 o presso i nostri punti Ozono sparsi in tutta Italia. Aiutaci ad aiutarti, con soli 8 euro inizieremo una ricerca su cannabis, ossigeno, Ozono, Melatonina nel tumore del pancreas. Dai una speranza a chi oggi non ce l'ha.